Il percorso che propongo oggi entra nella città proibita della montagna pordenonese. Ci troviamo nella Forra del Cellina, in particolare nella vecchia strada della Val Cellina, una arteria chiusa nel 1992 e inaugurata nel 1904, se non ricordo male. Una strada di un'importanza sia naturalistica sia storica davvero straordinaria e unica. Guardate la grande bellezza che si intravede tra i colori della Cellina. Dicevo che dopo millenni in cui la Val Cellina comunicava con la pianura attraverso la Forcella Croce, quindi per un percorso davvero impegnativo, nel 1904 fu aperta questa strada che mise in connessione la Val Cellina con la pianura. E qui ci troviamo nei pressi del bivio della Molassa, un luogo che ha un'importanza storica davvero nota a pochissimi, legato alle lotte di resistenza della Val Cellina. Qui si combatterono intense, sanguinose battaglie tra i partigiani e le forze repubblichine, che ho raccontato nel dettaglio sul sito curticonstile.it. E la grande bellezza di questa valle, di questa strada, rimane non accessibile. Un tema molto complesso, guardatene davvero la bellezza, perché da un lato ci sono le ragioni naturalistiche, le ragioni del turismo, dell'economia, della riapertura di questa strada, che consentirebbe ad esempio ai ciclisti di salire in Val Cellina, cosa adesso preclusa per via della lunga galleria, ma che pone grossi problemi legati alla sicurezza, come vedremo, perché questi sassolini apparentemente piccoli ma davvero numerosi cadono, continuano a cadere dai costoni della parete e pongono un importante problema di sicurezza. Non è ancora stata trovata una soluzione dopo decenni di chiusura, e in effetti la soluzione non è semplice, perché consentire l'apertura di questa strada permetterebbe davvero la fruizione di una grande bellezza, però dall'altra parte il rischio della sicurezza. Vede questo tratto di strada che è proprio crollato perché si è ricavata questa galleria. Quindi oggi andiamo a vedere come è fatta questa strada, andiamo a toccare con mano la bellezza della Forra, con l'augurio e la speranza che prima o poi questa strada possa in qualche modo venire recuperata. Sul versante di Monte Reale, questo è l'inizio della vecchia strada della Val Cellina, purtroppo chiusa. Cioè, nonostante i cartelli Forra del torrente Cellina sono presenti, ci dirigiamo verso la prima galleria. Eccoci all'interno della prima galleria. Eccoci usciti dalla prima galleria. Da subito la percorrenza mostra la bellezza del Cellina e della sua valle. Ora entriamo nella seconda brevissima galleria. Il problema della riapertura è legato a questi sassi che continuamente scendono e cadono, nonostante le reti abbiano messo in sicurezza il tratto. Proseguiamo la semplice e bellissima risalita, siamo giunti alla terza galleria Al Nale, 1955, probabilmente prima aggirava
questa piccola costa. Per arrivare alla vecchia strada della Valcellina è rimasto questo collegamento. Eccoci qua sulla vecchia strada, perché gli altri ingressi sono tutti chiusi. Abbiamo percorso circa 5 km e qui arriviamo a quella che dovrebbe essere la vecchia diga. Nei pressi della vecchia diga, vedete, qua è proprio impossibile valicare, nonostante sia già pronto il cartello turistico che accoglie le persone nella riserva naturale della Foresta del Cellino. Poco oltre il cancello inizia il sentiero che porta alle grotte della vecchia diga. Qui la galleria della vecchia diga. Eccola qua sulla nostra destra. Entriamo in uno dei tratti più straordinari e densi di bellezza della vecchia, della Foresta del Cellino. Qui è stata ricavata una galleria per bypassare la frana. E in effetti, vedete, il problema delle frane qui ha portato via gran parte della strada. Entriamo ora in uno dei tratti più spettacolari della Foresta del Cellino. Siamo nei pressi del bivio con la molassa. Qui l'acqua ha scavato davvero la pietra in modalità straordinaria. Un punto importante anche dal punto di vista storico. Nel 1920 il tracciato originale sarebbe andato qui sulla destra lungo, guardate che spettacolo, davvero incredibile, peccato che l'ombra non rende ragione dei colori che si potrebbero vedere in condizioni di sole. Dicevo che fino al 1920 il tracciato originale andava qui a destra lungo la molasse, quindi attraverso il dente raggiungeva Barci. Dopodiché è stata costruita la variante di sinistra che portava direttamente a Barci. Guardate che spettacolo. E qui sulla destra il bivio della molassa con il canyon, un orrido davvero impressionante. Guardate che salto e che spettacolo. Da qui potremo raggiungere Andreis e quindi il Dint. Dicevo, un'importanza storica anche perché qui nel 1944 successero gli avvenimenti che portarono all'incendio di Barcis. Accampati qui in alto stava il battaglione Cellina,
dall'altra parte Mazzini secondo, e difesero la salita in due occasioni, pare nell'agosto e nel settembre. Il primo incendio risale all'agosto, un carro armato risalì questo tratto di strada e al ritorno fu attaccato dai partigiani e cadde giù nella forra e venne recuperato. Il suo cannoncino fu portato poi a Erto e utilizzato durante la resistenza. Il secondo attacco fu a settembre e qui vi fu appunto l'incendio di Barcis, e mentre i partigiani difendevano questo punto apparentemente invalicabile, le forze repubblichine salirono invece da Montareale attraverso Forcelle, Casera, Montelonga e La Pala, accerchiando, diciamo, isolando i difensori di questo punto. Qualche anno fa è stato costruito questo ponte tibetano che permette l'ebbrezza di passare nella gola e sopra i colori meravigliosi del torrente, davvero notevole, immaginatelo con un pizzico di sole. Andiamo a percorrere l'ultimo tratto, ormai dovremmo essere in prossimità di Barcis. Da qui ci possono vedere meglio i costoni popolati dal battaglione Cellina. Ed eccoci arrivati presso Ponte Antoi, dove a Barcis si conclude la vecchia strada della Valcellina. Ci troviamo nell'ultima delle gallerie, quella prima di Ponte Antoi Barcis. Qui perse la vita il partigiano Mammolo. Ci troviamo nell'ultimo tentativo di difesa, più che altro per consentire il ripiegamento delle forze partigiane che ormai erano state accerchiate. Qui venne posizionato una grande mina e con il tentativo di ostruire la galleria e bloccare l'avanzata dei tedeschi. Partigiano Mammolo, personaggio alquanto bizzarro, in un estremo atto di eroismo, si posizionò, se non sbaglio, ferito a metà della galleria, più o meno in questo punto dove ora transitiamo, e attese l'arrivo dei tedeschi. Solo pochi metri prima del loro arrivo fece saltare in aria la mina, rimanendone ucciso. Un atto di eroismo che consentì di salvare centinaia di vite che a monte ebbero così il tempo per ripiegare. La storia della resistenza alla Valcellina è raccontata nel dettaglio, è raccolta nel sito curaticonstile.it, dove appunto l'ho sintetizzata. Prima credo di aver errato i nomi, il partigiano della mina esploso credo fosse Spartaco, e invece Mammolo era un altro partigiano sempre coinvolto nella stessa azione di sabotaggio, che mentre nell'atto di trasportare la mina fu catturato dai tedeschi, e lui subì sorte assai peggiore perché, essendo catturato, fu dapprima scalpato, poi legato ad un carro e trascinato lungo la strada. Fu quindi torturato e ucciso. Eppur in queste situazioni di estrema tortura e violenza non rivelò il piano e quindi consentì l'azione raccontata prima ad opera del suo compagno Spartaco. Come vedete, la strada è, diciamo, rovinata, un termine ingiusto nei confronti della natura, ma sicuramente la natura cerca di riguadagnarsela a sé, per cui consentire il passaggio delle persone a piedi o in bicicletta costituisce un notevole problema per la sicurezza. Per cose del genere sicuramente possono capitare in un sentiero di montagna, ma in una strada è tutt'altro problema.
Non so se questa oppure la prossima dovrebbero essere la galleria, la cosiddetta Lapina. E qui si concentrano molte dei fatti di combattimento che ho nel dettaglio raccontato nel sito e che invito i curiosi ad andare ad approfondire. Una storia davvero estremamente interessante, poco nota, quella della resistenza in Valcellina, in cui situazione nella storia della resistenza in cui i due comandi, quello garibaldino e quello osovano, collaborarono e lavorarono sotto l'insegna di un unico comando unificato che aveva sede a Clout. La vecchia strada della Valcellina misura 7 km nel tratto compreso tra Montereale e Barcis. Ricordo che l'accesso, il transito è vietato. Ecco l'altro accesso alla strada tramite il CAI 996 nei pressi della galleria Siviledo. Siamo rientrati all'ultima galleria, la nuova, e proviamo a vedere se la riusciamo a bypassare lungo il tracciato della vecchia strada. In effetti sembra transitabile, però vedete cosa significa l'assenza di anche una minima manutenzione. Qui sassi che cadono sono davvero numerosi e potenzialmente pericolosi. In ogni caso la vista è sempre davvero spettacolare, anche se questa parte è in ombra. Ecco la nuova strada che passa attraverso la galleria, invalicabile per i ciclisti nei suoi, mi pare, 4 km, per cui questo tratto non è più utilizzato, anche per il fatto che la nuova galleria qui a destra che abbiamo percorso all'andata è stata realizzata per il fatto che quando l'invaso di Ravedis è pieno, questo tratto va sott'acqua. Per cui è stata realizzata apposta l'ultima e nuova galleria. Eccoci qui alla conclusione di questo viaggio di oggi. E ricordo che questo tutorial non è fatto con l'intento di consigliare la percorrenza di questo percorso, differente da tutti gli altri tutorial, ma vuole essere un documentario sullo stato delle cose nella vecchia strada della Valcellina, uno spunto di riflessione per il valore ambientale, storico e potenziali anche di sviluppo turistico. Però attualmente ricordo che il transito è vietato per ragioni di sicurezza. Come avete visto, la caduta di sassi è un grosso problema e potenzialmente anche un piccolo sasso, ma ad alta velocità, quando arriva in testa può causare un danno irreparabile. Grazie a tutti, buone camminate e buona salute.